Settembre, forse più di ogni altro mese, è il mese dei navigli. Benvenuti a una nuova puntata di questo programma che parte dagli eventi che hanno caratterizzato questi weekend di fine estate nel territorio del Naviglio Grande. Partiamo da Robecco sul Naviglio, dove è tornata in scena la storica Cuccagna, un evento che da tradizioni si ripete nel paese crocevia tra il Magentino e l'Abbiatense, che questa volta ha visto sfidarsi i ragazzi delle leve 2002 e 2003. Andiamo a vedere com'è andata. E poi ci spostiamo a Gaggiano per la 10ª edizione della Gran Fondo del Naviglio, una gara storica nata per celebrare la nascita della prima squadra di pallanuoto milanese, che continua anno dopo anno. A Gaggiano si sono sfidati più di 100 nuotatori che hanno percorso 14 km per arrivare fino a Milano in Darsena. Anche qui ha partecipato una campionessa paralimpica di Buccinasco. E infine l'evento sportivo e folcloristico più importante di tutto il territorio dei Navigli. Parliamo della regata storica di Bernate Ticino, che è giunta alla sua 38ª edizione e che, come ogni anno, ha raccolto sulle sponde del canale, dalla partenza a Castelletto di Cuggiono fino all'arrivo sotto il ponte di Bernate, migliaia di spettatori che hanno accompagnato la corsa degli 8 partecipanti a quest'ultima edizione della regata. Torna la Cuccagna lungo il Naviglio a Robecco e torna in occasione della patronale del paese. Un evento storico che da sempre vede protagonisti i ragazzi che compiono 18 anni, che si sfidano in equilibrio sopra un palo per afferrare la bandiera fissa all'estremità. Questa volta però, complice la sospensione causa Covid, si sta andando a recuperare le edizioni perse e a sfidarsi sono state le leve del 2002 e del 2003. Erano centinaia le persone tra via Ripa, Naviglio, sul vecchio ponte degli Scalini e di fronte al Palazzo Archinto per assistere all'evento. Uno spettacolo in tutti i sensi, con tifo per tutti e tantissime risate. La bandierina è anche finita nel Naviglio ed è stata riappesa con l'intervento dei vigili del fuoco. Tifo da stadio in particolare per Ivan Valenti, l'organizzatore storico della manifestazione, premiato dall'amministrazione comunale per gli anni passati ad aiutare i giovani a realizzare la Cuccagna. La Cuccagna viene fatta da parecchi anni. Io sono uno delle persone che prende la porta avanti in una un'altra tradizione. La organizzano i ragazzi della leva con il mio aiuto in una un'altra, visto che tanti anni che la faccio. Il divertimento è prendere e arrivare fino in fondo, prendere la bandiera su un palo ingrassato sul Naviglio, come puoi ben vedere alle mie spalle. Quanti cadono è un numero, dipende dalla bravura della persona, andare sul palo, l'equilibrio, una roba e un'altra. E diciamo, su 20 persone durerà all'incirca una mezz'oretta. A premiare Ivan Valenti, il primo cittadino di Robecco sul Naviglio, Fortunata Barni. Siamo qui, finalmente la Cuccagna riparte dopo il periodo Covid. Quest'anno sono le annate 2002-2003, perché appunto siamo in recupero. I ragazzi desideravano fermamente riproporre questa tradizione. Io credo che sia una cosa bella, perché portare avanti delle tradizioni che in qualche modo fanno parte del nostro percorso storico sono un'opportunità che si dà anche agli altri per conoscere i nostri territori e promuovere il turismo, nonché ricordare le nostre origini, da dove veniamo, perché questa, oggi so che ci sono anche dei papà che a sua volta l'hanno fatta, e quindi diventa quasi una staffetta, no? Di generazione in generazione, che porta avanti una tradizione robecchese. Per me è l'ultima Cuccagna, perché termino il mio mandato di sindaco a giugno, e quindi
oggi volevo premiare il ragazzo che da sempre si occupa di questo evento, perché credo che un sindaco debba riconoscere tutte quelle persone che in qualche modo danno una mano, partendo proprio dalle cose più semplici ma che sono ancorate nel cuore di tutti. Quindi approfitto per ringraziare Ivan Valenti, che non sa ancora di questo premio ma che è meritato per l'impegno che ha profuso e l'appoggio che dà costantemente a questi ragazzi perché questo evento possa continuare. È partita sabato mattina la 10ª edizione della Gran Fondo del Naviglio, con molti partecipanti che impavidi si sono affrontati per 14 chilometri, e cioè quelli che dividono il comune di Gaggiano dalla Darsena di Milano. Sono stati 116 i coraggiosi che si sono tuffati nel Naviglio Grande, chi ha nuotato sulla distanza più lunga, i 14 km da Gaggiano, chi su quella più breve, i 2 km dalla Canottieri di San Cristoforo. La gara storica risale al 1895 per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese, e 10 anni fa fu ripresa questa tradizione. Presente e partecipante anche la campionessa paralimpica di Bucinasco, Alessia Berrà. A Gaggiano c'è questa magnifica 14 km che è un bellissimo modo per vivere i Navigli non solo come gioiellino della città di Milano, ma di nuotarci proprio dentro, e ogni volta che c'è l'acqua da qualche parte dà proprio un respiro alla città, quindi volevo viverla dall'interno. E è la prima volta che la fai? No? È la seconda volta che la faccio. La prima volta avevo fatto i 24 km da Cassinetta ed è bellissimo perché è l'unica gara in cui non ho proprio obiettivi e me la voglio godere e basta. Sono oggi l'accompagnatore della nostra campionessa e per me è la prima volta questa esperienza nelle acque aperte, e sì, anch'io sono qua per godermela e insomma non vedo l'ora. Sono della società Gran Fondo che ha organizzato il tutto, siamo alla 10ª manifestazione, la 10ª nuotata organizzata da questa organizzazione sul Naviglio, e oggi siamo a Gaggiano alla partenza della 14 chilometri. Abbiamo 46 atleti, di cui 9 donne, e che si apprestano a nuotare. La partenza sarà tra le 9.45 e 10, alle 10, partiranno, si avvieranno verso corrente alla Darsena, avranno un ristoro qui a 6 km dove verranno dati a loro acqua e integratori via gel, poi proseguiranno verso il ponte di ferro di fianco alla Canottieri, dove partirà la seconda tappa della 2 km e arriveranno tutti quanti in Darsena. La Gran Fondo del Naviglio è nata nell'agosto del 1895 proprio per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese, ed è una manifestazione sportiva non agonistica per veri nuotatori, ma che cercano l'atmosfera di una gara come una volta. La Gran Fondo del Naviglio, arrivata alla 10ª edizione, da sempre riscuote grande successo e attira la curiosità e l'interesse di partecipanti e pubblico, e ogni anno accoglie nuotatori italiani e stranieri. Anche quest'anno è mancata l'edizione più lunga, quella da 24 km con partenza da Cassinetta di Lugagnano. Sarà forse per il prossimo anno, ma intanto oltre 100 atleti si sono cimentati sulle due distanze storiche, la 14 km da Gaggiano e la 2 km dalla Canottieri di San Cristoforo. Anche quest'anno siamo parte attiva per la Gran Fondo di Nuoto nel Naviglio. Il Comune di Gaggiano ha sempre contribuito da 10 anni a questa manifestazione, ha sempre creduto nello sport e nei giovani soprattutto, e quindi ha sempre dato il massimo per promuovere iniziative di questo genere. Nonostante il livello dell'acqua quest'anno non è dei migliori, sicuramente sarà una gran bella manifestazione e avremo poi modo in Darsena di festeggiare tutti coloro che saranno arrivati al traguardo. Per loro è la quarta vittoria in 11 partecipazioni. Sono Massimo Zarinelli e Stefano Porta, i vincitori della 38ª regata storica sul Naviglio Grande a Bernate Ticino, il più importante evento sportivo e folcloristico del territorio dei Navigli.
Partiti come ogni anno da Castelletto di Cuggiono, le 8 imbarcazioni che hanno partecipato domenica alla corsa si sono sfidate nello sprint accompagnati da migliaia di spettatori lungo le sponde del canale. Abbiamo raccolto le emozioni dei vincitori pochi attimi dopo il raggiungimento del traguardo di Bernate. Gara intensa, dura, combattuta fino all'ultimo. E il traguardo siamo arrivati i primi per fortuna. È una soddisfazione per noi. Cioè, da quando siete partiti siete sempre stati primi? Sì, abbiamo gestito un po' la gara. Essendo primi puoi fare un po' quello che vuoi, insomma, guardi un po' gli avversari, se arrivano cerchi di spingere un po' di più, se invece vedi che il vantaggio aumenta lo mantieni rilassandoti un attimo. Comunque, grazie a un buon allenamento siamo riusciti ad arrivare primi quest'anno. Per vincere la regata non ci si improvvisa, serve preparazione ed esperienza, motivo per il quale Massimo Zarinelli e Stefano Porta si allenano da maggio, nonostante abbiano superato le 10 partecipazioni. Per vincere la gara noi da maggio, abbiamo cominciato a maggio, 2 giorni alla settimana, lavoro permettendo, e si cerca insomma di mettercela tutta. Per loro è la quarta vittoria e ci spiegano anche quali sono i trucchi del mestiere di un vogatore dalla partenza fino all'arrivo. Ma in base, dove qualche anno ormai che la facciamo, in base alla corrente, dove tira un po' di più la corrente scegli la posizione di partenza. Noi questa è la quarta vittoria, abbiamo fatto, adesso non vorrei dirti, una 11 partecipazioni, 4 vittorie, 3 secondi, e le altre volte siamo arrivati terzi.